fortuna la bambola se n'è andata, posso rilasciare qualche dart scorreggia. Wow, wow, ehi, cos'è questa storia della stretta di mano, eh? Vieni qui, andiamo, andiamo, vieni qui, dai, andiamo, andiamo. Veramente non sono tipo da abbracci. Dacci un taglio, vieni qui, andiamo, abbracciami. Oh, sì, sì, stringimi, puttana. Vai, strizzami così, così, strofinami tutto. Cosa ti prenda, insomma? Che c'è? Voglio solo condividere le mie emozioni e spararti addosso il bollore delle mie pulsioni. Non vedo dove sia il problema. Posso avere la vostra attenzione, per favore? Stiamo evacuando nello spazio esterno. Abbiamo davanti a noi una possibilità infinita di direzioni. Abbiamo deciso di tracciare la rotta che ci porterà verso la flotta dei caccia stellari dell'impero. C'è qualche domanda? Sì, c'è per caso la possibilità di parlare con qualche militare, magari un uomo? Sembra che tu sia riuscita ad avermi tra i piedi ancora per un po'. Ti assicuro che non ho avuto niente a che fare con tutto questo. Sì, certo. Secondo me ti rode solo che un ciccione come me ti stia lontano. Razza di presuntuoso. Sciocco, vanesio, zotico di un baccaro sudaticcio. Non puoi usare quella parola. Solo noi possiamo usare quella parola. Oh, qualcuno verrà strangolato per questo. Chi era al comando del raggio attraente? Ecco, mi ero io. Ah, sì? Beh, hai fallito per l'ultima volta. Riesco ancora a respirare benissimo. Lo so. Stai strangolando il mio... Sì, perché sono arrabbiato con te. Per la cosa del raggio attraente. Sono pronto, maestro Yoda. Sono pronto a diventare un Jedi, finalmente. Ok, ragazzo. Diamoci da fare. Avanti, Luke. Unisciti al lato oscuro. È ganzissimo. Ma sentiamo, chi c'è? Io, l'imperatore. C'è quello Scott, lo conoscerai, è fantastico. E James Khan. Sarò tuo amico se ti farai sculacciare. C'è qualcosa là fuori. C'è qualcosa là fuori. Dove? Là fuori, nella caverna. Ah, incredibili le donne, hanno sempre le visioni. C'è qualcosa là fuori. Andiamo a controllare. Credo proprio che dovremmo approfittare di questa rara opportunità. Tu e io vivremo a... Non mi unirò mai al lato oscuro! Mai e poi mai! Ehi, una mano! Non hai via di scampo. Non lasciare che ti distrugga. Ok, allora, la porta si apre e voi due dite fermi e gli puntate contro le armi. Oppure no, aspettate, forse è meglio se lo faccio io. Ok, sentite, faccio io, sì, voi uscite. Via, soltanto io, solo io. Oh, non ero pronto. Ciao! Wonder Woman! Ah, guardate là, quel pollo gigante di Boba Fett. Ti amo, Yan. Vaffanculo. Entrare, non è vero? Oh, sì, così si fa. Lo sai che così mi piace? Ah, oh, sì. Era tanto tempo che nessuno mi toccava più in questo modo. Oh no, c'è lo mio marito! Tesoro, sono tornato. E lui che diavolo è? Chi è quello? Meno male che sei tornato, tesoro. Lui ha tentato di violentarmi. Ma non è vero niente. Esci da casa mia! Unisciti a me, Luke. No, non mi unirò mai a te, no!
Obi-Wan non ti ha mai detto che cosa è successo a tuo padre? Mi ha detto che tu l'hai ucciso. No, io... Un secondo, momento cruciale. Ok, no, io sono tuo padre. Ok, anche se non vedo come questo possa influire cosa... Cadalf, ho il suo numero vicino al tuo qui nell'elmetto. Allora, come vanno le cose dopo il nostro duello? Sì, vanno. L'offerta è sempre valida lì per la cosa dei due alla guida della galassia. Sì, senti, adesso devo andare. Certo, sì, hai da fare, naturale. Ok, bene, ne parliamo poi. Luke Skywalker, giusto? Sì. Ok. Papà, Serona. Peter, lei è Naomi? Aspetta, vuoi dire che voi due facevate... Hai presente Zigo Zago, Zago Zico con lo Zago senza lo Zico? Beh, diciamo solo che Naomi e io abbiamo avuto le nostre esperienze al college. No, dai, mia moglie ha fatto sesso con un'altra donna. Ti ringrazio, Dio. Non c'è di che, Peter. Dio, lui sa cosa ti va. Divertitevi. Ho la schiena tutta irrigidita, colpa della poltrona del cinema. Mi ci vorrebbe un bel massaggio. Ti dispiacerebbe? Oh, con piacere. Sai, io ho fatto un corso di massaggio thailandese al centro educativo. Com'è fastidioso il gufo là fuori. Non farlo, Brian! Facci piano! Ora che ci penso. Addirittura un tandem. Farete un giro in campagna e poi vi rotolerete sui prati in fiore ululando? Sta alla larga da me, stasera fuochi d'artificio. Wow, non vorrai forzare gli eventi? Ormai ho aspettato abbastanza, sono 3 settimane che usciamo e non ci ho ancora provato, anche se lei mi ha mandato dei segnali inequivocabili. So, do you have any thoughts on what you might want to do tonight? Oh, I don't know. Santo cielo, Caroline! Quagmire! Cleveland, chiudi quel finestrino, i vetri non si appannano! Dov'è che è? Continua a cercare. Non la trovo da nessuna parte. Continua a cercare. Non c'è altro che coda di pesce qua giù. Continua a cercare. Oh sì, ci siamo. No, non è quello. E io dico di sì. Guardati, ascolta bene il suo corpo e dedicati a lei come tu vorresti che lei si dedicasse a te. Ok, grazie, questo mi sarà di aiuto. So che sarai un amante fantastico, Brian. Ma che stai facendo? Oh, scusa, avevi giusto una cosina. Non c'è più. La parola lui è... La parola lui è... La parola lui è... La parola lui è... Peter, domattina farò la mammografia. I volatili. Ma di che stai parlando? Come, non sai niente? Ero convinto che ormai l'avessero sentito tutti. Che cosa? Brian, no! La parola lui è... La parola lui è... La parola lui è... La parola lui è... Brian, tu non sai dell'uccello. E Peter ti dirà come parlerà. Brian. Sì? Avverto un certo malessere. No, ora basta. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo prendere quel disco e distruggerlo. Così come la chirurgia anti-obesità ha distrutto le braccia di Star Jones. La parola è lui. E non lo sai. Tutti sanno che la parola è lui. La parola è lui. Mondo cane, Peter, ti senti male? Papà, una mamma, 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 una mamma, papà, una mamma, papà, una mamma, papà, una mamma, papà. Scusa, ma devo chiedertelo. Come facciamo a sapere che sei veramente Gesù? Sai fare qualche miracolo? Certo. Che ne dici di questo? Porca zozza, è gelato! Oh, ti adoro, Gesù. Ti voglio bene anch'io. Ehi, Gesù, puoi fare una cosa per me? Sì, Peter, che cosa vuoi?